ancora con il contratto in scadenza con meno di 3 decimi. Di 3 mesi, 3 decimi. 3 decimi ce li ha sempre di meno. Ispezioni non superate intanto del reattore anteriore, ma in teoria dovremmo avere un bel po' di componentina. Non è vero, abbiamo soltanto così poche componenti? Solo 4 ali anteriori. Ne produciamo un altro, ma subito non c'è problema. Entro 3 giorni arriva, così siamo a posto. Quantità totale 6, 4, va bene così. In teoria dovremmo essere a posto. Stiamo sviluppando intanto anche. Stavamo parlando dell'altra gara 1. Poi adesso ti rispondo adesso su Telegram. E sulla gara reale stavamo parlando. Penso che appunto stavamo sviluppando anche la vettura, ovviamente dell'anno prossimo. Dell'anno prossimo. E credo che per la gara di Suzuka potremmo andare in penalità, ragazzi, con 5 posizioni in griglia per tutti e 2 i piloti, perché abbiamo. Purtroppo abbiamo il cambio da dover per forza sistemare, cambiare. Ora vedo un pochino. Mappa del circuito, sezione di velocità. È una pista dove potremmo far fatica soprattutto in 2 punti, al tornante e all'ultima chicane, ma potremmo andare forte nella prima parte. Vediamo. No, ragazzi, quando io sono in questa postazione non posso usare il volante. Dovrei accendere l'altro PC per usare il volante, eccetera. Finanze, risultati, voto. Questo qua avevamo già visto, quindi siamo tutti contrari, nessun effetto. È cambiato. Volevo vedere in realtà se mi consente il gioco. Ogni volta io mi ci perdo. Qua, sviluppo componenti, se non vado errato. Ecco, progettazione, ricerca, produzione, soltanto questo. Bene, direi che possiamo già andare. Veloci, veloci, veloci. Non abbiamo assolutamente alcun problema. Abbiamo ristrutturazione perfetto della sala dei cimeli. Così abbiamo il morale ancora un po' più alle stelle, eccetera. Produzione completata dell'alettone, molto bene. Importante, alettone anteriore, produzione completata. Un giorno alla sessione di prove. E abbiamo incongruenza dati con la galleria del vento. Questo non è mai un piacere. Però andiamo a fare intanto gli obiettivi prestazionali. Slot garanzia. Raggiunge il Q2. Secondo me con 2 vetture riusciamo a raggiungerlo. Mentre con una vettura, secondo me in Q3 ci possiamo arrivare. Un po' Q. Anzi, no. No, 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 no. Non penso. Devo dire la verità, non penso che ci arriveremo. Secondo me saremo eliminati. Vediamo. Obiettivi di gara intanto. Giro più veloce. Questo è sempre inutile, incredibilmente inutile per noi. Serie posizioni di qualifica. Andiamo con 2 piloti. 2 piloti quindicesimo. Dai, va bene così. Ciao ragazzi, ciao a tutti. Ciao a tutti, ciao a tutti. Perfetto. Allora, dove farà meglio o peggio Ferrari? È difficile un attimo ricordarsi tutte le piste. Las Vegas potrebbe fare bene. San Paolo è una pista dove la macchina può esprimere un po' di potenziale. In generale, però, piste come Abu Dhabi, come Qatar, potranno essere un deficit, un problema per loro. E Austin, stessa cosa, anche per via del molto caldo che potrebbe esserci. Black Sabbath, ecco. La McLaren potrebbe invece fare una grande gara. Bravo, la gara del Messico, altri due che non è per niente ottimo. C'è l'area rarefatta, essendoci stato poi, ragazzi, vi posso dire che effettivamente si respira un'aria diversa, diversa, diversa. E beh, lì conta meno la performance del motore, però abbiamo un secondo settore con 4 curve veloci che sono. È lì che si fa il tempo. È lì proprio che si fa il tempo. Messico non è da sottovalutare, secondo me Messico potrebbe andare forte, molto forte Mercedes, oltre che la solita Red Bull. Mercedes con i team clienti possono andare molto forte in quella pista, molto molto forte. Allora, buongiorno Amos, mi preoccupano alcune irregolarità riscontrate nella galleria del vento, perfetto, i dati sembrano coerenti, quindi il problema non dovrebbe aver influito sullo sviluppo dei componenti, ma il rotore principale ha prestazioni leggermente degradate in fase di avvio e spegnimento. Ah, ok. Apprezzo questa tecnica, questo tecnicismo. Capisco che sia una decisione difficile, considerata la sua importanza nello sviluppo dei componenti, ma vorrei suggerirti di disattivare la galleria del vento per indagare sulla questione.
Quando abbiamo il prossimo periodo ATR? Cavolo, per 8 giorni. Quando avremo il prossimo periodo ATR? Qualcuno se lo ricorda? Cioè, qualcuno me lo... Quando... come posso vederlo? No, 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 è tutto console. Per 8 giorni, ragazzi, chiudono tutti, eh. Tecnicamente abbiamo abbastanza componenti, eh. Ah, solo da calendario. Ok, questo qua. Sì, va bene, ci sta. Sì, questo qua ci sta. Vediamo. Va bene. È importante, magari potrebbero esserci cose peggiori. Andiamo verso il weekend, ragazzi. Sono d'accordo, sono d'accordo, Black. Sono super, super d'accordo, mi piace tantissimo. Ok, ci siamo. TMB, mamma mia, ragazzi. Perfetto. Bella, Konnichiwa dal mamma che circuito meraviglia. giapponese di Suzuka. Patria della Honda, Suzuka è un circuito d'altri tempi, con rettilinee veloci, ma anche chicane molto strette. La 130R conduce al celebre cavalcavia, poi la pista si riavvolge, dando vita a una sfida estremamente interessante per i nostri piloti. Suzuka è un tracciato veloce e ad alta deportanza. Inoltre il clima è imprevedibile. I piloti dovranno affidarsi ciecamente all'auto per ottenere il massimo su Ah, questo si circuito a finiranno otto. ciecamente all'auto. Dopo aver assaporato la vittoria nell'ultima gara, Charles Leclerc cercherà sicuramente di replicare provando a conquistare un altro podio. Signore e signori, a voi la Formula 1. Va bene. Meteo nuvoloso, nuvoloso, nuvoloso. Peccato, volevo vedere una Suzuka un po' più carina, caruccia. Perfetto, direi che possiamo scendere in pista, signori. Ovviamente andiamo a utilizzare componenti più vecchie. Io direi che questa componente qua, stavolta Albon si prende il telaio. Qua andava bene. Sono 3 gare. No, facciamo non 3 gare, non dico nulla. Cioè, lo dico, ma allora, sono 2 gare che non abbiamo alcun problema, ragazzi. Alcun problema, questo ci tengo a dirlo, con le proprie vetture. Alcun tipo di problema. Niente abbiamo, nessun problema. Vediamo un po' se continuerà a essere così la situazione. Questo è quello che si spera, naturalmente. Non ci sono, non ce ne manco molta gente, penso che quest'anno, cioè, non sia... a quest'ora non è mai buono fare live, ma ragazzi, vabbè. Ci sta, come al solito. A quest'ora qui posso fare la live, quindi di conseguenza avevo voglia di, anche di F1 Manager. Dunque, eccoci qui, signor giudice. Componenti auto, motore. Motore 38%. Hertz 19%. È inutile fare la bet, ragazzi, che tanto faranno ultimi e penultimi, cioè soltanto... Non c'è molto da dire. Allora, buonasera, buonasera, signori, buonasera. Andiamo con componente al 40, al 33%. Mamma mia, veramente, meno male che abbiamo usato un po' di soldi perché, ragazzi, altrimenti non avremmo speranza. 10%, qua 41, 42. No, qua bisogna prendere un nuovo cambio. Qua bisogna per forza comprare un cambio, spendere 1 milione a testa. Allora, questa pista qui in realtà è più da sottosterzo. Stabilità in frenata non è poi così tanto importante. Perché di frenata, cioè sì, in realtà serve, come al solito. Trazione ok. Allora, andiamo con la stabilità in frenata.
Convergenza negativa. Edo non lo so. Ah, è scritto in maiuscolo. Sterzata secondo me non va bene così. Proviamo a mettere meno trazione qua. Ok, così. Fatto, modificato un po' la cabbo. Direi che ci siamo. Vai, preparativi. Gestisci prove libere 1. Andiamo subito in pista. Andiamo a vedere anche com'è questa meravigliosa pista Suzuka. Di Suzuka, questa meravigliosa pista giapponese. Oh, mamma mia, è proprio immersa nel verde. Radio check. Yeah, all good. Radio check. Copy, radio check. Copy, load anche. Non so perché poi si è acceso il PC, ma non mi mostra nulla qua. Vabbè, sti cavoli. L'obiettivo di questo weekend è di fare un punticino o di non farli fare agli altri. Marco, non c'è più Jules, cioè nel senso... la carriera è finita perché ho perso tutti i dati. Bella, bellissima. Zane. Molto lenti nell'ultima parte. Sarà poi anche perché siamo noi con la Williams che siamo lenti denti. Nessuno mette in pista il suo secondo, il suo terzo pilota intanto. Qua. Guardate i freddi. Dai che si riscaldano. Quanto più lenti, ragazzi. Ma vanno in pista con le gomme rosse. Siamo proprio poverini. Oh, 33.8. Migliora tanto adesso Albon. Siamo proprio lenti con le componenti usate, tutto usato, ragazzi. Mentre c'è l'As che va sempre forte. Something's not right. Yay, si è svegliato e ha perso tutto. Lo sappiamo che c'è un'elevata usura del cambio. Bottas cosa ha combinato? Bellino. L'As pare essere sempre molto forte. Poi però si perde in gara. Tanto Norris non è partito molto bene questo weekend. Eccolo là, scherzavo. Allora, stavo guardando intanto livello di usura delle gomme. Abbiamo fatto un po' di giri, Bene. Huge understeer, dice. Bene! Siamo costantemente distanti con tutti i parametri. Che bello! Oh mio Dio, sto male. Ma sto malissimo, raga. 8%. Ho messo in pista il pilota facendogli rischiare la morte, probabilmente. Quanti giri ha fatto già? 13 giri soltanto su serviti. Pochi, però. Sì, è vero, Banano. Sono sempre incredibilmente perfetti. Sono d'accordo con te. Mamma mia. Comunque consuma tantissimo questa pista, eh.
Vabbè, 8-16 va bene, dai. Ok. Consuma veramente tantissimo questa pista. Andiamo veloci. Vabbè, sì, le gomme sono fredde. Interessante, con 32 gradi comunque qua siamo, qua siamo al fresco. Sarà perché è nuvoloso. Si percorrono le curve a S. Più di uno è uscito di pista in quel punto. Un momento di distrazione. Vai, tosa erba. Lievi danni al sottoscocca. Non okay. Primi danni. No, poteva andare decisamente peggio, sono d'accordo con voi. Dovrebbe essere già migliorato molto il setup. Dai, 56 comunque is better, dai. Andiamo così. Piastri, io metterei piastri, dai. Un po' di danni, sì. Fortunatamente abbiamo un po' di cambi e sottoscocca è quello vecchio. Meno male abbiamo messo il sottoscocca vecchio, raga, dai. Sappiamo che i pneumatici sono freddi, caro, dai. Ce la facciamo, sergente? Can have some tire feedback. Tire feedback. Tires are gone. Tires are gone, ma il setup, mi dici qualcosa sul setup? Madonna, comunque sei un bastardo, ultimamente. Logan. 70%, sei un grande. È inutile, non ti faccio rientrare in box. Cioè, non ti faccio rientrare in pista. Eccolo, prendi i piastri. Prestiamo attenzione ora alla curva 4. Oh no, ha allargato. Ma ha proprio deciso di andare così. 53 dovrebbero essere, penso. Usare dei pneumatici, ovviamente, per quanto riguarda. Ok. Forse Suzuka, Marco. O Qatar. Si gira molto piano una volta che si hanno le gomme usurate. Oh mamma mia. Come non la vedo bene con due macchine così vicine. Ok, Sainz intanto. Oh, intanto questa è una novità. Ovvero poca gente penalizzata, solo Carlo Sanchio. Va bene. Ok. Rimodifichiamo tutto il setup. Allora. Vediamo così. Ok. No. Vabbè, vediamo così. Mescola soft. Anche se le soft, mi sa che qua faremo tanta fatica. Componenti mancanti, sottoscocca. Quindi hanno. Ok. Va bene. Hello, Zach. Yes, I'm alright. I tried yesterday, mate. I tried yesterday the TT at the moment on Austin. Really, really horrendous difficult track, technical track. I did, I think, 131.439, but I'm sure I can do 0.2. It's just to take time and adapt on that track because it's fucking difficult. Hope you are good too, mate. Ciao Lori, tutto bene caro. Tu come stai invece? Grandissimo Lori, sempre presente. Ok.
Yeah, it definitely that part of that specific track. Ok. Andiamo. Cosa studi, Lori, fondamentalmente? I will back on practice, I think, on Friday, mate. So I will tell you on Discord if I'm. Normally, I'm take some qualifying session with my fans right here, my supporters, and they stream my qualifying session, my all this stuff. Secondo te come bisogna progettare su FN Manager? Scrivo con tanta secondo me cura nel dettaglio. Devi capire la tua macchina, dov'è che è forte? Curve veloci? Ok, allora vai a svilupparla nelle curve sia veloci che soprattutto lente. Non farti mai trovare impreparato. Poi addirittura io ho sviluppato un componente usando tutti gli ingegneri, tutte le ore disponibili, in modo da svilupparlo alla perfezione, per ricercarlo intendo, e per l'anno prossimo, per la quale faccio le bet io. Questa è una cosa che mi dà un sacco, mi ha dato veramente un sacco una mano. Secondo me avremo un componente veramente molto 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 figo. E poi il resto è soltanto questione di adattamento su che cosa devi è qualcosa che devi studiare proprio così a pelle. Ma devi andare in box adesso, Albon. Madonna, quasi quasi finiva senza carburante. Allora, io lo faccio. Quello della stagione corrente l'ho fatto normale, non ho mai fatto né approfondito né altro, perché non ho effettivamente fatto granché di roba. Nel senso che ho sviluppato, mi pare, 2-3 componenti e basta. Perché ho ricevuto abbastanza, ho avuto abbastanza fortuna in alcune gare e siamo tranquillamente sopra il mio obiettivo della stagione. E quindi ho deciso di andare per la stagione successiva. Ti dico la verità. Siamo stati molto bravi in alcune situazioni a fare grandi punti. Siamo sesti anziché di essere ottavi, ed è importante. Avviso sulla dei pneumatici. Molto basilare il nostro amico Albono. Tires are gone. Quanti giri sta facendo? Dai, ancora 3 giri, ancora 3 giri, Albono. Poi non ti faccio più uscire da questa sessione. No, scherzo. Devo. Mamma mia. Eccolo qua. Non è il caso. Forse è meglio che sentiamo i box. Abbiamo un po' usato quella gomma, secondo me. Morst. Non dovrebbe. Non mi sembra, però non costa nemmeno tanto in realtà, ti devo dire la verità, è una cosa. Are you okay? All good. Va bene. Basic. Questo è Logan Sargent. Che impatto spaventoso! Ora dovrà. Penso che comunque lo trovi anche sui 30 euro. Ormai. BSC Endix.
Allora, alettone anteriore è andato, alettone posteriore è andato? No, ma no, Marco, figa. Sto male. Dai, io spero che abbia solo rotto posteriore e anteriore, perché abbiamo i pezzi di ricambio, perché in realtà poi l'alettone posteriore era quello 1, non era il 2, era... era il numero 1. C'è un'usura esagerata di questo, in questa pista, eh. In modo di vedere non si può fare una gara senza una sosta. Cioè senza due soste. Questa qui è una gara a due soste per forza. Vabbè, Marco, è vero, dai, però. Allora, vediamo un po'. Vediamo un po'. No. Ha rotto il telaio 1. Ha rotto il telaio 1. Quanto costa fare un telaio? Mamma mia, ha rotto un telaio, ha rotto. Meno male che ne avevamo un altro. La scatola del cambio è finita. Va bene. Ha distrutto motore e ERS, già che erano distrutti però da sé, va bene. Componenti auto danneggiati, vabbè, affanculo, non è niente di eccezionale. Ok, andiamo avanti. No, 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 non carica salvataggio, va bene così, va bene così. Fa parte del rischio di avere un sergente in squadra. Mamma mia. Qua ancora siamo in alto mare con setup, comunque. Beh, andiamo. Veramente, Sishi? Madonna, allora siamo fortunatissimi a non aver avuto problemi per due gare. Per due gare e una sessione di prove. Anche se la merda è già sottoscocca. Allora, qui abbiamo perso un anteriore, un'ala anteriore, un'ala posteriore, un sottoscocca e un telaio. Troppo bello F1 Manager. Credo che comunque per forza dovremmo andare con il rimpiazzo del cambio. Vediamo dove ci qualifichiamo. Se ci qualifichiamo in top 10, allora abbiamo speranze forse di fare qualcosa. Dipende anche dai nostri rivali cosa faranno, eh. Positive on the Delta. Copy. È quel weekend. È quel weekend. Ha rotto tutto. Diamo un'occhiata. Ha rotto tutto, raga. Ancora. Ma oh, il contatto era inevitabile. Ben altro risultato rispetto alle sue aspettative. Ha rotto tutto qua. È palese la frustrazione della squadra. Qua mi ha rotto il telaio. Mi ha rotto il telaio. Due milioni andati. Niente cambio, ragazzi. Vuol dire che il cambio... Grazie Fede, guarda. Grazie Fede per questo... per questo... questo abbonamento col Prime. Grazie Fede, che così almeno... almeno comunque risaniamo un pochino la società di Amos. Dio, boh.
Mi ha rotto due macchine, mi ha rotto. Due macchine. Due macchine mi ha rotto, raga. Cioè, non è che... Due. Santo cielo. Ah, grazie Fede, fa piacere. Vi ricordo che c'è il September, ragazzi, eh. È in offerta per chi non ha Prime, ma... può... Mi pare al 20% in meno per... accedere poi ai servizi che ogni streamer dà. Io in particolare vi do l'accesso a Telegram e potete guardare i video che sono su per gli abbonati di YouTube e di Twitch, per l'appunto. Domani esce Come andare forte a Sanford e dopodomani Monza. Ciao Joy, grazie Fede. Poi ci sono un sacco di video dedicati alla CC. Mamma mia, non vedo l'ora di tornare anche su E-Racing, ragazzi. Questo è perché probabilmente le gomme non andavano, penso, non so. Giovanni, grazie, grazie per i 7, grazie per il Prime, grande, ben ritrovato. Oltre a questo non riesco ad avere passo in gara, su 10 ne ho fatte solo 2, vedo degne di nota. Angeli, intendi sempre nel sempre su F1 Manager. Ho notato che non è facile per niente fare le gare a livello delle qualifiche. In qualifica si è di un altro livello. Sì, Joey, avevo anche 5.000 di rating, so. Ok. Posto così. Sargent è impossibile tenerlo a bada. Vai. Facciamo una pazzia. Tanto questo lo vediamo dopo. Andiamo a fare 5 giri con queste gomme di merdina. Scherzavo, non possiamo manco fare 5 giri. Almeno però lo modifichiamo. Ciao ragazzi, ciao Joe, ciao Luca. Forse due giri lo fa. Lui fa. Abbiamo 100% di reclinamento del tracciato. Molto bene. Se mi va a sbattere questi due giri, spengo la live, eh. Madonna, mi stavo cagando sotto. Mi stavo cagando tanto sotto. Ok. Momento della bet, facciamo la bet allora, raga, la volete? Devo fare così, devo fare. Non so il coso. Allora. Ok. Vai. Bello sfondo. E cos'era quello della Peugeot? Sì, sì, sì. Grazie. mi piace tanto. Grazie, Joe. Grazie per i due. Grandissimo. Sa anch'io la penalità. Allora, andiamo a piangere, ragazzi. Brutta fiducia comunque. Abbiamo cambiato setup più volte di Albon per quello. Sono così in ansia per sapere che cosa ha fatto Albon che non voglio sentire l'intro. Cosa ha fatto, scusatemi, Sargent?
La domanda è bella, merita di correre? Non penso assolutamente nella maniera più assoluta. La domanda seconda è, merita di montare un nuovo motore? Io penso di no, ma va bene, ma l'ERS non glielo do un nuovo, questo qua se lo sminchia. E il cambio, meraviglioso, 001042. Andasse a fare in... Mi fido, dai. Non penso che possa fare un'altra volta una gara così. Mentre Albon è la nostra unica speranza. Allora, ragazzi, in realtà questa gara qua sarà brutta, patetica per noi. Scusatemi, ma non siamo nella pista adatta e dobbiamo soffrire. Facciamo così, soffriamo, ragazzi. Soffriamo. Soffriamo. Questa gara qua faremo fatica... dovremmo solo sperare in grandi occasioni da parte di safety car, cose così, che tanto arriveranno perché si ammazza il sergente. Quindi va bene così, basta. Non posso andare con la speranza di fare una bella gara in questa pista, non posso. Non abbiamo, secondo me, per niente un ottimo... un'ottima vettura in questa pista. Due volte in due sessioni, sì, si è ammazzato. Va bene. Va bene. Vai, va bene così. Allora, abbiamo... La bet ce l'abbiamo. Andiamo. Non dovrebbe piovere. Vabbè, Luca, gliela voglio configurare. Cioè, quantomeno un pochino. Dai. Sì, Shabbat, mi hai lasciato in quel momento. E da quel momento ho rotto due telai, due alettoni anteriori, due alettoni posteriori... E una sospensione. Dovete fare refresh, ragazzi. Sta finendo la bet comunque. Grazie, Tortello. Grande Tortello 23. Mi piace un sacco come nickname. Ok, andiamo, ragazzi. Non so per niente che tempi potremmo fare. Scendiamo in pista con tutti e due. Tra l'altro con un insergente che prenderà la scia del compagno. No, scherzavo, nemmeno. Curioso di vedere come andrà. Madonna, Cote, erano due gare che non avevo un danno. Adesso due telai, due alettoni anteriori, due posteriori, una sospensione. Deludente. Andiamo, helmet cam. Vediamo un po' la differenza. Ricordo che abbiamo componenti usate. 31.1, 31.2. Sergente qualcosina fa, dai. Però non so quanto hanno fatto davanti. Un Hulkenberg per sapere. 31.1, siamo in linea con Hulkenberg. Vediamo. 37.5.
È un decimo il sergente. Non dovremmo avere nessun impeding. Non è un brutto tempo se siamo vicino a Hulkenberg addirittura davanti, eh. Davanti e dietro, immagino, con Sargent. Va bene, P6, P8 così la prendo, l'accetto, l'accetto volentieri. È una bella... è una bellissima qualifica fino ad ora, eh. Direi che non rientriamo con il buon Albono. Ah, Bottas. Bottas si è messo a 50 millesimi. Non lo so, ragazzi, eh. Non lo so, perché... mi sa che dobbiamo rischiarla di nuovo. Ricordiamoci che ci servono assolutamente i soldini per... ci servono i soldini, ragazzi, per le... per le prestazioni, gli obiettivi prestazionali, insomma. Direi di far andare Sargent. E anche Albon, dai. Anche Albon, però, con... vediamo un po' se, se troviamo un po' di... un po' di gente davanti, no? Con Albon magari sì, però. Albon gomma usata, eh. Albon dovrebbe dar fastidio a nessuno. Leclerc non dovrebbe essere nel giro. Albon ha dietro... chi è? Russell? Hamilton. No, Albon ho bisogno di farlo spingere un pochino io. Mi sa. We're happy to push on with the tires. Da un sacco fastidio un pilota così. Chi è che ce l'abbiamo davanti? Sainz? Magari riusciamo così. Come molto fredde. Happy to increase pace. Ci abbiamo davanti Ocon, forse riusciamo a prendere Ocon. Go push, go push. Vediamo, teoria. If you've got any pace left, it'll be good now. In teoria siamo praticamente con Ocon, vediamo. Sergente va con gomma nuova. 31-1 nel primo settore, ricordiamoci. Sembra un po' strana nel movimento. Mensile, trimestrale, annuale. 31-2,50. Perde qualche millesimo nel primo settore. Perché lui ha fatto 31-2. 31-2,51. Perde anche Albon nel primo. Grazie Gandalf. Oh, grazie per i 4, caro. Grande Gandalf. Sempre present. Allora, Ocon qua ci potrebbe far guadagnare un po', eh. Norris è fuori. Norris è fuori. Black Sabbath non sarà contento. Infatti stavo pensando al ragazzo. Hulkenberg è dietro. Magnussen è dietro. Oh, questa è una grande. È una grande cosa. Migliora nel T2 il buon sergente di un decimino. Albon, non serve che vai. Non serve che continui. Migliora di 2 decimi, sergeant. E si piazza al P12, P13. Vediamo Bottas. Non dovrebbe esserci una sorpresa, vero? P11, P13. Buono. Siamo P11 e P13. Quindi Albono arriva in P11. Dai, comunque abbiamo già soddisfatto l'obiettivo di questa gara. 10-12, no? Albon, sì, perfetto. Bene così. Prediction. Tra l'altro Sainz anche penalità.
Allora, come si qualifica Albon, no, Sargent nel Q2? 2 minuti per decidere nel Q2 come si qualifica il sergente. Abbiamo eliminato intanto Joe, le due McLaren, le due Alfa, importante, scusatemi, le due Alfa Tauri intendo, e le due McLaren, molto importante questo, mentre le due Haas continuano a vivere, e questo non ci piace. Assetto auto 99, questa è stata una grande botta da parte nostra, ragazzi, eh. Andiamo con un'altra mescola nuova per Sargent, andiamo con due mescole nuove con tutti e due. Penso anzi che potremmo fare così con il sergente. Facciamo scendere in pista più volte. Facciamo fare un giro veloce, veloce, veloce. Con la bet che intanto finisce. Ok, on traffic. And you're good. Possiamo fare ben 3 giri. Tecnicamente Sargent ha qualche giro in meno di acclimamento del tracciato. Perché hanno sistemato la roba delle gomme, Pietro. Per questo motivo non assumo più il controllo. Intanto 2.78. Intanto Sargent si toglie la soddisfazione del giro veloce. La bet sta per concludersi del settore, insomma, veloce. Sì, che poi raccomandata Frampio P9. Comunque c'è Amos Lerito Rewind, che è il secondo canale dove faccio dove rimetto tutte le live. È uscito ieri il video. Allora, scendiamo in pista con Albon, mentre con il sergente adesso. Sì, la cam dell'onboard sembra essere cambiata. Sì, sono d'accordo. Albon, tutti quelli rientrano dietro, immagino. Molto bene. Andiamo di nuovo con il sergente stavolta. Ah, ci troveremo Perez in mezzo ai coglioni, immagino. Mentre sergente dov'è che è? Ah, Perez in mezzo ai coglioni ci troviamo, sì. E Sargent è invece là, perfetto, d'accordo. Andiamo. No, l'impeding non li hanno risolto bene per niente. Ah, anche a me Samu sembra che sia un po' più avanti la cam dell'onboard, sì. Ok, gap edge is good. And you go push. Vediamo il super tempo di Albon, se riusciamo. Vediamo anche dalla mappa che Hülkenberg ha fatto il giro, quindi sarà, ci farà impeding. Perez forse ci fa un impeding sul rettilineo? O ce lo fa al tornante? Ce lo fa. Vuoi vedere che ce lo fa al tornante? Forse no, vediamo. Guarda. No, buono. Forse no. Ah, le 31.5 nel primo, finita. Mi chiedi rientro. Merda di settore questo. Impeding preso con pieno. 37.4. Mi pare che sia un decimo più forte, più veloce rispetto a prima. Ciao Pietro, tutto bene? Dai, sì, tutto bene. Andiamo con Albono che si lancia verso l'ultima curva in P5 a zero millesimi da Albon. Da Hamilton. Let's go! Bel giro questo di Albon, bellissimo giro di Albon.
Altra gomma nuova per il sergente. Tanto non usiamo gomma soft in gara, abbiamo capito. Grande, 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 grande Albon. Albon, cosa dite? La rischiamo la giocata? Io ho paura delle due Alpine, sapete? Ho paura delle due Alpine. Ma non credo che farà qualcosa l'Alpine, eh? Io credo che con Albon rischiamo la giocata. Albon secondo me è salvo, ragazzi, eh. Va bene, dai, usciamo. Per sicurezza siamo usciti, va. Non mi dà fastidio con Ocon, ti prego. Cazzo di Esteban. And clear on pit exit. Teoria. Gomma nuova, ragazzi, con tutte e due. Te ne abbiamo dato fastidio però con, eh. Forse abbiamo dato fastidio. E Ocon è dietro, ragazzi. Ocon è già dietro Albon. Ocon è già dietro Albon. Questo è un grande risultato perché poi abbiamo... Secondo me loro tre sono già dietro. Oh mio Dio, dietro che succede? Russell è fuori, raga. Russell è fuori. Siamo dentro con Albon. Siamo dentro, siamo dentro, ragazzi, lasciamo perdere. Siamo dentro. Va bene così. Il sergente invece? Ok, that's checkered flag. Eh sì, Enrico. Sì, sì, ma infatti anche io ero più su quello. Ho visto più commenti tipo non rischiare. Ok, il sergente fa 31.072 nel primo. Fermi tutti. Perché 31.072 è un grandissimo T1, ragazzi, eh. Attenzione al sergente. Attenzione al sergente, è un grandissimo T1, ragazzi, eh. Ah, T2 perde un decimo e mezzo nei confronti di Albono. Ma è sui tempi di Albono. Attenzione, perché potrebbe infilarsi in decima posizione. Addirittura nono. E in teoria, oh, impeding su Sainz. Dentro, raga. Impeding su Sainz. Che non può migliorarsi così. Nine. We are safe. Oh, mamma mia. Ma chi è che ha azzeccato il pronostico con... Nessuno? Una persona, ragazzi. Una persona ha pronosticato il sergente tra l'ottavo e il decimo posto? Chi è? Chi ha azzeccato? Ma va. Banano, 20 punti. Mamma mia, ragazzi, Banano. Mamma mia. È una macchina da guerra, Banano. Bisogna stare attenti, raga. Sto facendo un'altra bet, eh.
Ok, due minuti per Albon. No, no, banano, non ho detto Brabham. Banano. Minima spesa, massima resa. Questo è un grandissimo risultato che non mi sarei mai immaginato, anche perché abbiamo componenti vecchie. Ma vecchie, vecchie, vecchie. Questa è una grandissima, grandissima prestazione. Mamma mia, super contento. Bravi, 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 bravi. Mescoli al 100%, andiamo. Sargent non ha più gomma nuova, eh. Sargent ha una gomma usata. Andiamo a prendere questa qua, addirittura meno usata. E invece Albon ne ha due in realtà. Cosa facciamo? Una la conserviamo? Una conserviamo, dai. No, forse no. No, non la conserverei. Abbiamo questa qua che tanto è al 94%. Farebbe un giro e me ne basta. Andiamo, pista. Scendiamo. Ah, bello lì Verstappen in mezzo alle palle. Ci troviamo. Oh, che bello. Bello questo tramonto intanto. Ci troviamo a Verstappen in mezzo alle palle, ragazzi. Ciao, Davide. Doppio impeding, ragazzi. Senta 7-8. Senta 7-6. Ah, andiamo in box, va. E comunque davanti a tutte e due le Alpine. D'accordo. Vediamo se così siamo al limite. Percentuali di usura delle componenti. In realtà non sono messe benissimo. 55, 48, 50 e 90, 58 e 42. Motore di Sargent è messo molto bene. Abbiamo deciso di salvaguardare questo weekend, di non pensare tanto al risultato, perché secondo me non l'avremmo fatto bene. E siamo tutti e due in Q3. Meravigliosa questa cosa. Meravigliosa. T1 può. T1 sarebbe curva 1. Allora, in teoria. Madonna, ragazzi, non so se abbiamo il tempo per fare il giro, eh. Oh, mamma mia. Ma ce l'abbiamo il tempo per fare il giro? And you go push, you go push. Oh, mamma. No, con Sargent no. Check a flag. Ah, ma non siamo gli unici coglioni, eh? Non ho capito. Va bene.
Abbiamo ancora Leclerc in mezzo alle palle. Sotto il 40 sarebbe, ma già dal 50 non li userei più io. Sotto il 40 è consigliabile. Ti prego, non darmi fastidio. Ah, 31 e 259. Bruttissimo T1. Beh, oggettivamente non potevamo fare meglio di settimo, però. E infatti facciamo ottavi. No, no, Albono, Albono, adesso no, Bisogna andare a fare un bel T2. Ok, Albono, quella posizione è importante. Ce l'abbiamo. Ce l'abbiamo. Non ce l'abbiamo. P8, P10 invece. Va bene. P8, quindi sì. Ok, start prediction. Ok, 2 minuti ragazzi per decidere come finiranno i migliori in gara. Va bene, P8, no dai, non male, effettivamente abbiamo fatto male il giro. Vabbè, gli ultimi due giri molto male. Il momento che aspettavamo è vicino, benvenuti al giorno di gara. A Suzuka può succedere di tutto, come sì, ha dimostrato Kimi anche Raikkonen nel 2005, arrivando alla vittoria dalla 17ª posizione. Anche oggi assisteremo a sorprese simili? Volevo chiederti, quante chance daresti a Logan Sargeant per la gara di oggi? Non avrei mai pensato di vedere prestazioni di questo livello, ben oltre le aspettative. Sta vivendo un momento magico. Sul circuito di Suzuka stanno per sfidarsi i campioni di questa stagione di Formula 1. Ci siamo ragazzi? Ci siamo? Ci siamo ragazzi? Allora, strategia. P8, P10, perché nessuna penalità. Allora, strategia importante qua. Vedere un po' che non piove, intanto. Allora, una soft, media soft non sarebbe male. Ma secondo me anche una bella soft, media media. Una soft, media hard non sarebbe male, no, la stessa cosa. Usiamo tantissimo la gomma in questa pista. Che dite? Una bella gara, bella tirata così? Ah, io direi così. Non abbiamo due medie. Cioè sì, avremo anche due medie. Poi gliela mettiamo, soft, media, media, forse gliela mettiamo. Mentre con il sergente... partirei ancora una volta con soft. Farei media, hard, soft, hard, soft. Fa vedere un attimo quante gomme abbiamo. 95, 94. Facciamo soft, media, soft con lui invece. Facciamo la strategia designata. Oppure soft, soft facciamo con il sergente e media. Via! Cattiva! Stint aggressivo del sergente. Che dite? Si stampa? E allora va bene, se si stampa è il nostro risultato. Ah no, non è quello che volevamo. Ok. Ci siamo. Arrivo, vado a prendere una roba.
Bucky, via, dai. Bucky. Bucky. Peccato che abbia fatto come. Eccoci qua. Aumenta carburante per Albon. Ah, volevo metterne un giro in meno per Albon, però. E no, niente Monster. Stavolta Red Bull. Ci siamo, signori. Andiamo. Manca poco al via qui a Suzuka per i 53 giri del Gran Premio del Giappone. Potrebbe essere una gara importante per Lance Stroll. Perché? Certo, parte dal quinto posto a un soffio dal podio, ma conquistarlo non sarà facile. Ci siamo! È il momento della gara! I piloti sono pronti! Non manca molto! Questo è il Gran Premio del Giappone! Si spengono le luci e via, partiti! Non è vero! Li sono tirati via! Non sta bene! È Leclerc! Eppure Sainz! Ah, Sainz era già penalizzato, però. Brutta faccenda per Charles Leclerc. Questo è Suzuka 2019. Oh! Leggero. Ha rotto il flap, eh? No. 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 Allora, questo va benissimo. Il nostro netto vantaggio. Riparte la gara senza problemi, senza conseguenze, senza bandiere gialle. Perfetto. Penalità per Verstappen. Questa è la prima volta che succede qualcosa in gara, va detto. Grazie Rosenin, grazie mille. Interessante. Intanto il sergente mantiene tranquillamente la coda di Pedro Gaseoso, questo è importante. Alonso è primo. Non penso che da dietro faranno chissà cosa. Vediamo se rientra le box. Vediamo intanto le gomme anche. Urca! Guardate le gomme! Dovrà rientrare intanto in box per forza Verstappen per cambiare gomma. E, l'ala, scusatemi. Non so se ha problemi Leclerc, ma hanno le gomme da buttare. Interessante questo. C'è Bottas decimo! Raga, Bottas decimo è una grande notizia! È una grande notizia Bottas decimo! Perché non ce la fa a tenere il passo nostro! Attenzione qua, attenzione! Sto usando tanto le gomme, ragazzi, sto usando tanto anche l'ERS. Ciao, Narcos! Quindi così non so cosa fare con Albon. Importante tenere magari il DRS se si può, più che si può. Cioè, se Sargent va più forte del nostro Albone, DRS enabled.
Ah, non abbiamo più Hertz. Giustamente. Abbiamo dato tutto, ragazzi. Grazie, Jojo. Grazie per i 4. Grazie per il livello 1. Grandioso. Ok. Vabbè, ragazzi, non abbiamo più nulla da fare. Da dire, da fare. Siamo più lenti, sì. A tal punto che addirittura Bottas comunque il ritmo lo tiene, eh? Al quinto anno? Solo al quinto anno? Narcos, buono così. Andrex, sarò banale, ma la più buona è la normale. Ti dico la verità, anche la nuova che ho provato, la Ocean Blast, è incredibile. Però si trova solo da qualche parte, o su Amazon anche. Se volete acquistare robe su Amazon, punto esclamativo Amazon, e partendo dal mio link potete poi acquistare quello che volete, ma io ne ho un piccolo beneficio. Allora, non abbiamo il passo, ragazzi. E anche col sergente facciamo fatica. Gomma media, tra l'altro, a Gasly, eh. La Ocean è incredibile, sta anche a Ligi. No, non è che è tardi, è bello che sia arrivato al quinto anno. Questo intendevo dire. Ok. Teniamo il ritmo così. Vediamo come vanno con le gomme gli altri. Cioè, più che con le gomme, con il passo gara. Ah, Magnussen ha passato. Quando passano poi vanno fortissimo. Infatti il gruppetto è quello, ragazzi. C'è Albon che è il capitano del gruppo. Non abbiamo granché modo, possibilità di fare chissà che cosa. Difenditi, Albon, difenditi. Andiamo con assistenza battaglia, se riusciamo a fare qualcosa. Intanto quanto girano davanti? 35,9 giriamo noi. Mamma mia, che lento. Che lenti. Wow. Veramente lenti, ragazzi. Veramente così tanto lenti. Ma guardate dietro, raga. Ma che stiamo a fare? Ah, dentro. Gialla. Ma non siamo noi. Madonna, che è il duello incredibile, bellissimo. Andiamo con potenza. We can push on now. Cerchiamo di tenerlo dietro. È importante. Nulla. Che duello. Bello sto duello, raga. Tanto il sergente là dietro sta ottavo. Vediamo un po'. Vai, 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 Albono. Albono, io non ho paura. Andiamo a superarlo di nuovo. Io voglio la posizione su Gasly. Siamo delle safety car, nettamente delle safety car in questa pista. Sì, 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 sì. Vai al bono, vai al bono. Oh, il bono c'è! Ho detto che al bono ci deve essere. C'è il bono! Nice. Marò, che duello ancora! Bellissimo! Uhuhu.
dai! Ancora! Bellissimo! No, sergente! No, sergente! Mamma mia! Bello! Da panico, ragazzi! Sì, è Suzuka! Oh, grande Alessandro! Cazzo, bravo che me ne sono dimenticati! Devo prenderli anch'io! In tutto questo, Russell rimane dietro! Faremo una sosta mega anticipata, probabilmente, ragazzi! Dato che siamo tutti qua, faremo una sosta anticipata. Non penso che potremo permetterci il DRS oltremodo ancora. Ok. Andiamo. Gasly se ne andrà via. Ok, there's a big crash. Non ho visto che cosa è successo. È dietro, non mi interessa. Ancora Leclerc, buono. Bah. Comunque devo dire che Leclerc, povero Piastri. Leclerc ne sta combinando una ogni... boh. Allora, sto pensando, ragazzi. A livello strategico, dobbiamo aumentare i box tra un po' di giri. Sto pensando se aumentare il ritmo, raga. Perché, a mio modo di vedere, Leclerc adesso andrà ai box. No, ancora no. Bene, finché non vanno ai box loro, perché sono comunque loro i nostri rivali. E stiamo così. Guardate quanto è andato via. Non devi passarlo. Non è no way to go. Non devi passarlo, che è diverso. Andiamo ad aumentare un pochino il ritmo. Non serve quasi a niente il l'ERS comunque, raga. Cioè l'ERS soccoso non serve praticamente a niente. Finestra di pit stop aperta, box per Leclerc e Verstappen che hanno avuto, ricordo, la penalità da scontare. Devo andare a risparmiare un po' di airs. Non ci passano! Oh, non ci passano! Ma più che altro la Red Bull, Eloc. Ma ho detto già da Baregno, ragazzi. Gialla ancora dietro Bottas. Testa coda di Bottas. Testa coda. Sembra che Sargent ne abbia di più. Esatto, sì. Poi lo faremo. No. E fa rallenta tutti. Anche Joe dietro. Sì, Albon ne ha di meno. Anche perché ha 40% meno di motore. Adesso andiamo a usare un po' queste gomme. Russell è passato. Ai. Ok. Russell è passato. Nessuno va dietro ai box. Allora, io proverei ad andare ai box adesso. Proverei a fare una strategia. Non lo so, proverei ad andare in box, ragazzi, con Sargent. E mettergli la soft. Box Logan box and pick confirm. Bello questo box Logan box. Bene così. Andiamo a fare gioco con lui. Non ci passa.
Non ci passa, questo è ottimo. Logan, spero che non abbiamo problemi ai box, però. Bello. Bello, insomma. Va bene. Clear pit exit. Let's go, push. Ora spingiamo più che possiamo questi due giri con Sargent. Andiamo con potenza. Secondo me qua guadagniamo un sacco di tempo. Un undercut clamoroso facciamo adesso. Ok. Dov'è Alb? Ah, ok. Noi siamo qua. Porca vacca, brutto questo, eh. Se passo così alla spoon, no, eh. Okay, press and hold overtake. Yep. Non bellissimo, eh. No, andiamo ai box anche con Albon, allora. Ha resistito finché ha potuto, basta. Vediamo in quanto ha girato Russell in questo giro. In 35.9, ok, box per tutti e due. Spero che non vadano a fare una sosta, impazzisco se fanno una sosta. 4 e 4 la sosta. Exit is clear. Vabbè. Non voglio manco sapere il problema. Grazie comunque per la sosta problematica. Non ci voleva questo. Ok, andiamo con Sargent. Spingiamo il più possibile. Guardate quanto ha guadagnato Sargent. Ok. Possiamo anche mettere le dure poi in secondo stint. 34 e 7 girano. 34 e 4. Spingono comunque. Qua tanto adesso si staccheranno col DRS, eccetera. Sargent in 32 e 3. Buono. Gomma loro è 44%. Ok. Allora, Albono che ha Verstappen indietro non è per niente male, eh. Secondo me possiamo tenerlo, va, Verstappen. Box to Stroll, inizia a buzzer del pit stop. Ah, non avevo visto che avevo Sargent con 5. Main focus, time management, please. Copy. I sergente no, no. Ah, sergente possiamo mettergli anche gomma dura poi, eh. Non vai box. 33.5, 34.4. Andiamo a vedere con il sergente 32.8. Bene così. Tanto vantaggio. Vediamo se ci passa Verstappen. Ok, there's a big crash. Non siamo noi, Virtual. È andata bene, Perez! Ed era davanti Perez, era davanti Perez. Spero che nessuno rientri, perché qualcuno rientrerà, raga. Catroia. VSC. Adesso questo qua è un problemino. Potrebbero tornare. Potrebbero andare ai box adesso davanti. Abbiamo Russell tutto. Box tutti, immagino, raga. Finisci per favore, Virtua, subito. No. Che sfiga.
Veramente un gran peccato questo. Rockman. Mannaggia. Che brutto, raga. Che brutto questo. We need to increase a bit time management. Yeah, copy. Che gran peccato, avevamo fatto una strategia ottima. Va bene, dai. Yeah, copy. Focus and push. Copy. Ricordiamoci comunque che Magnussen e Joe non hanno pittato. You will have DRS. Andiamo per un giro prima scogliarci dalle balle gli altri. Mannaggia. Mannaggia. È un gran peccato questo. Bello Andrex, da provare. Allora, Sainz a 4 secondi e 6. Recupererà però. Gomme degli altri. Gomma media, ragazzi, Ma andranno fino in fondo? No, non andranno fino in fondo, non possono. Non possono andare fino in fondo. Ok, avremo il DRS. Albono qua ce la facciamo. Box per Magnussen. Guardate quanto, mamma mia, abbiamo perso. Ma avevamo il DRS, com'è possibile che abbiamo perso tutto? Vabbè. Sti cazzi. Non riusciamo a passare ovviamente con Albon, molto bene. C'è un altro grid da grid, Simona. È che oggi sono di fretta, ragazzi. E io alle 22 devo staccare, ho paura che non riesco a fare la seconda gara anche. Che io al solito mi prendo un sacco di tempo per fare queste gare perché a me piace tantissimo. Porca vacca. Sono rimasto veramente male, raga. Gomme super in temperatura. Il problema è che non posso fare granché. Non abbiamo granché. Non abbiamo passo. Nemmeno con Albon. Cioè, con Albon non abbiamo passo. Perché abbiamo componenti un po' usurate. Da quanto abbiamo? Quanto siamo da. Da Sargent siamo a 9 secondi. Ciao Frank. Oh, Fra, sono quasi 8, tu che mangi? Mangio poi l'orata. Più tardi però, ragazzi, intorno alle 23 in realtà. 22-23. Vediamo poi i tempi sul giro che fa. Possiamo provare anche a radunare un pochino tutti come abbiamo fatto prima. Use the rest. Come? Sì, Frank. DRS per noi, Sergeant. DRS per noi, Come? Ma c'era... Andiamo a cagare. Se ne va via Hulk. Hanno la gomma giusta in questo momento. Something's not right. Lieve scatola, lieve usura del cambio. Le 2.4 davanti, 35.9. Gasly va fino in fondo. C'è l'incognita Joe, ragazzi. Joe andando così va. Va fino in fondo.
Con Albo non abbiamo proprio passo. È disperso. Albon è disperso. Happy to push. Ok, copy. Con Sargent possiamo recuperare davanti. Per via di Guanyu. Guanyu quanto ha di gomma? Non andare box, Guanyu. 40%, ma va piano, Guanyu. Rimane qua, rimangono aggrappati. Albon si deve affrettare a raggiungere il gruppo davanti. Ci ha passato anche Sainz per forza. Continua Guanyu. 34-1, non si sa come. Giriamo in 32-9, meno male. Just focus on your tires. Copy. Sto pensando con il sergente cosa fare. Quasi di andare con gomma dura, raga. Fare un pit stop mega anticipato adesso. Perché sta tenendo un sacco di piloti, Joe. Back off pit, please. Copy. Proviamo l'azzardo. Proviamo una roba veramente strana, raga. Ci proviamo? Proviamo a vedere se riusciamo così a fregare il sistema così. Proviamo un massive undercut. Bravo, gioco non rientra. Proviamoci. Vediamo. Due, quattro, sei, cinque. Proviamo una roba strana, dai. Proviamo una roba esotica. Massive undercut. Con il sergente. You can be aggressive with overtake usage. È arrivato. Intanto anche Albon sta arrivando. Stiamo spingendo con Albon per farlo arrivare qua. Ci ha completamente fottuto quella virtua, ragazzi. Saremmo stati in totale gestione altrimenti. Il problema è che c'è Bottas che gira piano. Albon si è ripreso, ma c'è Bottas che gira piano. Joe Box, cazzarola. Bandiera gialla anche c'è stata. Non è il nostro. E Alonso, bloccaggio di Alonso. Eccoci qui all'undicesima curva. Sainz penalità ha avuto in griglia, mentre Leclerc e Verstappen contatto in curva 1. Oh mio Dio. E in verità ce lo prendiamo nel sedere, il sergente. Cioè, abbiamo lì Joe sempre lotta con loro. Yuki e Mario Lisa. Poi c'era uno posto di Ricciardo. Nico, sì, no, so, c'era l'evento per un film Alfa Tauri. Ok, Joe preso. Tanto non credo che potremmo fare molto di più. Manage tires. Sto guardando l'uomo nell'alto castello, ragazzi. Non mi spoilerate nulla.
Infatti sono molto preso nel guardarlo. La mia ragazza mi ha detto che è veramente molto bello. È figo, infatti. Lo stavo guardando appunto per... sto guardando quella al momento. Però io sono un amante delle serie TV. Ho finito di guardare anche quella su Johnny Depp e Amber Heard. Oppure quella miniserie che c'è stata sull'OxyContin. Veramente super interessante, non mi ricordo. Kill qualcosa, Pharma Kill, una roba del genere. Veramente bella. Allora, intanto, scusatemi, siamo a un secondo. Ok, bisogna passare. Bisogna passarlo. Painkiller, bravo Andrax, bellissima. Quella secondo me è bellissima. Devo passare Bottas. Sì. No, scherzavo, non si può. Box per Verstappen. Sargent ha perso il ritmo, molto bene. Can I be to lean more on the tires? Yep, got it. Breaking Bad bellissimo, non ho ancora visto Prison Break, ma Breaking Bad meraviglioso, sì. In quanto gira il sergente? 34-0. No, ciao ragazzi, finita. Ah, un bel 8, David. Finita, ragazzi. The window is open. Yep, copy. Sergeant è passato Piastri, non voglio manco vedere come. Bravo, complimenti, che devo dirgli? Complimenti. C'è Hülkenberg sesto. Oppenheimer visto due volte, ragazzi. Lo possiamo passare, per favore. Ciao, ragazzi. Sono in crisi. Ha problemi comunque Leclerc nella macchina. No, la mia cugina, quando ero piccolino, lei aveva già più di 20 anni, eccetera. Mia cugina lo vedeva, era innamorata di Wentworth Miller. Come si chiamava il tizio? Ah, mamma mia, che paura! Che c'è? Sì. Arrivo subito, ragazzi. Sì, eccomi qua. Scusate. Scusate. Allora, eccoci qua. No, una cavolata, ragazzi. Diciamo. Oh, finalmente è passato al buono. Andiamo. P11. Allora, c'è Leclerc che ha evidenti problemi. C'è il sergente che potrebbe passare Leclerc. Questo è tutto dire. Sal, non me ne intendo molto, ti devo dire la verità. Ah sì, guarda, esatto. Ah, non ha più gomma Albon. Cioè, non ha più gomma Bottas. Con Albon stiamo spingendo molto. Il problema sarà Hülkenberg, ragazzi, eh. Dobbiamo sperare che Sainz passi. Bel giro questo. Sto pensando a che gomma usare con Albon poi. Che gomma abbiamo? Abbiamo una gomma che ti potrebbe fare anche un po' di giri. Potremmo anche usare una bella soft con Albon. Ok, De Vries fuori.
un, mamma mia, ultime e ritirate le due, cioè penultima e ritirata la Red Bull. Ce la faremo con Sargent a passarlo, Leclerc? Devo tenere un attimo. Tantissimo, Andrax. Mi è piaciuto tantissimo. Vediamo se riusciamo a passarlo. Meraviglioso Albon. Albon is on fire. E ci prendiamo la P10 in questo momento. Sto pensando di rientrare box adesso. Okay, good job. E di mettere gomma gomma. Vediamo se vanno i box adesso. Ancora no. No. Andrei ai box il prossimo giro. Sono da vai box. 32,9. Sta girando fortissimo. Allora, più che media. Guarda, io avrei una soft da potergli mettere. Ragazzi, avrei una soft da poterli mettere. Oppure una dura da usare al 100% per tutti. Per tutto il giro. Però calano a picco le gomme. È troppo presto, sì, per la soft, sì. Tanto Sargent, passa! Sargent ha passato Leclerc. Ted Lasso. Nico, ma è bello Ted Lasso, quindi. Ne parlano sempre molto bene tutti. Gomma dura? Dai, facciamo così, gomma dura. Ma Office, The Office è bella invece, ragazzi. The Office è bella. Perché io non ho mai capito se è bello o meno. Box. Buonasera a tutti. Non l'ho mai visto. Ti dico la verità. Vedo solo i meme. Grazie Luca. Buonasera Luca. Ok, salve. Ciao Amos, come vai? Visto il nuovo update di Racing? Oh mamma mia Red. Hanno messo la super formula, hanno messo Sanford modificata, tutte le LMDH, è una roba clamorosa, voglio assolutamente tornare ai suoi Racing, 100%. Vediamo un po' con Albono. Saremo dietro Sargent, eh? Dai, basta errori! Okay, I don't know. What was that? Quanto abbiamo perso? Quanto abbiamo perso? Pesi pesi. Canzeria. Due! Due! Ma poi altro che 4 secondi e 4! Altro che 4 secondi e 4! Abbiamo perso un'eternità perché non rilasciavano la macchina! Ok Marco, grazie. A me piace il calcio, potrebbe non essere fantastico come cosa. Ho visto Sunderland Tile Dai, bellissimo. Ma porca di quella vacca. Tutti ai propri posti alla Williams. Ed è stato proprio in quel momento che qualcosa è andato storto. Ah, cazzo. Quanto abbiamo perso da Tsunoda, ragazzi. Ma porca di quella puttana. Mm.
Vabbè. Focus on your tires for the moment. Yep, copy that. Allora, poi sto pensando ad altro, sto pensando ad altre serie. Breaking Bad, vabbè ragazzi, Peaky Blinders non l'ho mai visto, voglio vederlo. Vi dico una cosa, anche sull'uomo dell'alto castello, The Man in the High Castle, non mi è piaciuta tanto la prima stagione, il finale della prima stagione, vi dico la verità, non mi spoilerate, però al momento è una serie ok, ma ci sono due personaggi che mi stanno parecchio sul culo. No, il sergente non dovrebbe fare box. Mentre Norris sì. E gira in 34, 32,5. No, non vi dico chi, non vi dico chi. Non voglio spoilerare. Vabbè, no, i personaggi, vabbè, si conoscono subito. Giuliana e Joe, proprio i protagonisti fondamentalmente, stanno proprio sul cazzo. L'unico che si salva per me al momento è Smith, l'Open Gruppen, eccetera. Basta. Però no spoiler, no spoiler. Andiamo a prendere, abbiamo preso quindi Magnussen che ha gomma dura, gomma media. Eh sì, esatto, Violab. Lui può andare con gomma. Lui può andare con ritmo elevato tutto il tempo. Allora, chi dovrebbe fare box? In teoria dovrebbe fare box tutti. Sainz, Hülkenberg, Norris. Mentre Joe no. Eccolo qua, Sainz, infatti. No. No, non l'ho vista. Visto tutte le serie della Marvel, invece. Intendo proprio della nuova gestione. E la più bella per me è stata WandaVision. Casino non dovrebbe. C'è Verstappen dietro, no? Haokai, bravo, scusami, ecco chi è. Haokai, meraviglioso. Haokai, bellissimo. Sono d'accordo. Haokai mi è tanto, 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 tanto piaciuta. Ok, preso Joe, intanto. DRS. Non devo usare tanto Earth. C'è tanto, tanta gomma. Grazie, The Kruan. The Kruan. The Kruan. Come si dice? The Kruan. The Kruan, ecco, tecnicamente. A proposito di The Crown, The Crown dovrebbe essere figo. Anche pronuncia Okoi. Tutto ok. No, non è vero. È Haokai. È Haokai. Che cosa sta dicendo con Okoi? Ma che è? Ma che è Okoi? Ma non è vero, ragazzi, ma Okai si pronuncia Okai, come Okoi. Ho detto Okoi, ho detto? Ma come? Ho detto Okoi? Ah. Ok. Norris arriva, raga. Non te Okoi. Ok, va bene. Forse non ho pronunciato molto bene. Oddio che gruppone, ragazzi, intanto qua. Questa è una grandissima gara. Purtroppo perdiamo un sacco di... Mannaggia, mannaggia. Sarà brutto. La prossima gara sarà tosta tosta, ragazzi, La prossima gara devo fare una roba strana. Devo simulare, cosa non sono abituato. È bella, è bella, è bella, è bella questa gara comunque. Veloci, veloci sul dritto, ragazzi, Vediamo un po' l'intervallo dal leader. Intanto 1 minuto e 03, eccetera. Siamo un decimo su da Leclerc. Dobbiamo passare. Fondamentalmente... No, 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 no. Perché perdiamo il DRS, Sergeant? Perché cazzo perdiamo il DRS? So we're racing the zoo. Ma come l'abbiamo perso poi il DRS? Dai. Bravo intanto Albon che passa Leclerc.
No, Lupin invece non l'ho mai visto ancora. Invece, per dirti. Come cazzarola ha fatto a perdere il DRS? Basta un attimo di distrazione e il sergente non lo trovi più. Russell box. Quindi dicevamo di... Ah, anche Lost pare essere bello, però beh, mi hanno spoilerato il finale. Quindi amen. E più che Lost, poi cos'è che c'era anche? Ah, ho visto Manifest, ma Manifest dopo un po', ragazzi, diventa troppo esagerato, quindi ho lasciato. Sincero. Stiamo lottando per un punto con il sergente, eh. No, 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 io sono arrivato alla fine della seconda, penso all'inizio della terza, basta. Era bello fino a un certo punto, poi basta. Lost e poi How I Met Your Mother mi hanno spoilerato, vabbè. Classico. Anche se io rimango della serie Tutto in Famiglia, che era meraviglioso. Carburante per entrambi, sì. Stroll allarga la traiettoria. Ci prova il sergente. Ti fa solo vedere il sergente. Decento no, non l'ho visto. Noise to banish the tires. Copy. Dai, non male, non male. Diciamo che il tempo è quello che è, però quando riesco piuttosto non dormo per guardarmi alcune serie o non faccio alcune cose perché è proprio troppo bello. Niente, devo vedere Peaky Blinders, sicuro, e farmi un rewatch di Breaking Bad. Ah, Better Call Saul non ho visto, ragazzi. Ah, no, ragazzi, The Mandalorian, appunto, amore, ragazzi, dovete sapere che io non ho mai visto un Star Wars. Quindi, scusate. Potete uscire dalla live. Ah, eccolo il sergente. Che si butta dentro il sergente, se ne va. Io go push, copy. No, il motore della Panda. Beh, è un motore in realtà al 90%. Oh mio Dio. Ma zitto zitto, in realtà sono tutti qua, raga, eh. Oh mio Dio, siamo tutti qua. Oh mio Dio. Ragazzi, non ho mai detto che non mi piace, solo che non l'ho visto. Ho visto Star Trek, però. Non penso che riuscirò mai a scappare con Sargent. We want to leave court, please. Copy. Le gomme di Albon sono incredibili, comunque. Vai Albon, vai Albono, 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 vai, 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 vai. Siamo tutti lì, ragazzi, in 2 secondi e 9. Bravo Albon. Ah, errore. Non lo sapevo. Ok. Questa gara è bellissima. Questa gara è bellissima, ragazzi. Ammetto che è bellissima. Facciamo una roba strana adesso. Facciamo lift and coast. Di tutto. Con Albon. Dovremmo restare in zona DRS. Ah, siamo fuori dalla zona DRS invece con Sargent. Attenzione al sergente.
e se ne va. Yep. Se ne va il sergente, raga. In 1.32.2. Vediamo se Verstappen non lo passa. Dai, 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 stai fermo. Niente. Vabbè. Va bene, va bene. Ciao, Buster. Vediamo se riusciamo a tenerlo. Adesso è difficile, però. Ma Hülkenberg non è ancora rientrato? Hülkenberg a gomma 25%, ragazzi, E gira in 33.4. Decente, ok, ok. E di che cosa parlo di bello, esatto? Ha già perso DRS, Joe. È il momento di spingere, mi sa. Andiamo al massimo con Albono. Non va ancora ai box Hülkenberg. Vediamo un po' invece con Sargent quanto facciamo. 32-2. Hülkenberg secondo me va fino in fondo, raga. Ormai... Hülkenberg va fino in fondo. Venerdì, Nico. Venerdì o sabato? Hulk va fino in fondo. 14-9. Potrebbe essere una brutta scelta per loro. Che siamo in lotta noi, ragazzi, in campionato, Easy overtake. Bisogna passarli. Sì, all'esterno, all'esterno, sì. 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 Doppio esterno. Doppio esterno. Grandissimo Albono. Vai a caccia, caccia, caccia Albono, caccia. Ricordiamoci che siamo stati sfortunatissimi, ragazzi, con la virtual, 34-7. È arrivato Verstappen dietro, sicuro. 32-4, ancora 2 secondi. Dai, 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 sergente. 31-7. È difficile, però. Vabbè, con Albon, ragazzi, non possiamo far molto. Innanzitutto è ambientato in un futuro prossimo. La Terra è diventata inabitabile a causa di radiazione e quel che mi è... E quel che è rimasto... Oh, molto interessante, Andrex. Molto interessante. E invece, cosa ne pensate? Allora, a casa di carta, ragazzi, l'ho vista. Una stagione sarebbe stata più che sufficiente. Facciamo anche due, non malissimo. Basta. E cosa ne pensate invece di... Law and Order, è bello? Ah no, Law and Order è tipo un CSI, scusatemi, stavo sbagliando. Non Law and Order. Serie. Non mi ricordo altre serie. Quindi The Office mi avete detto che è da guardare. E via, Most Wanted. San cosa? My name is Earl, vabbè. Bella Earl. San Bernardo frizzante in questo momento. 34-9. 33-1. Ah! Six lap to go. Vediamo. Outer Banks, dopo stare... sì, esatto. Lucifer vista. Allora, una serie che anche lì... certe serie proprio si perdono, ragazzi, tantissimo. Mannaggia. Alcune bellissime, altre proprio si perdono. Ma allora, è a rischio foratura Hülkenberg, E a rischio foratura Hülkenberg.
200 ragazzi, a quanto pare spara tutto e trovi su Paramount tanta roba. No, non mi piacciono le serie spara tutto. A me piacciono le serie che parlano o di una di storia vera, raccontano qualcosa di storia vera o sono ambientate nel passato. Adesso per esempio con la mia ragazza stiamo guardando, lei sta riguardando, io sto guardando per la prima volta The Man in the High Castle, che non vi chiedo di non spoilerarmi, scusami se ho ruttato, se hai sentito. Ecco, The Crown è una cosa che è una serie che vorrei vedere. E oh no 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 no. Sì, la serie su Chernobyl di Sky, sì, no. Ma è rimasto proprio fermo, no. Rivediamo cos'è successo. Un po' troppo larga in quel punto. Mo se tagli la sciganti squalificano. Scocca, perché dubito che abbia gradito. Yellow ahead. Ok. Man, this is so... Vaffanculo. You can take him back. Back off. Cazzo. Okay, 5 laps to go. Beh, ma adesso Hulkenberg lo andiamo a prendere. Non è possibile, Hulkenberg non può resistere. 36-0 Hulkenberg. Siamo lì. No, non ha rotto niente, ragazzi. Non ha rotto niente, non ha rotto. C'è soltanto il danno un po' qua. Let's try to build this pack up. Ah, ecco cos'è che volevo dire. La serie The Walking Dead fa cacare, vero? Vabbè, poi la serie di The Last of Us è meravigliosa. Carlo, si è ammazzato da solo Sargent, bloccaggio ruota. Ciccio Gamer, intendi. Fantascienza ancora, qualche volta sì, qualche volta no, dipende. Preso Hulk. Ok. Anche House of the Dragon, Game of Thrones, viste tutte. Andiamo. Think we can reduce lifting coast. Vediamo. Non mi interessa. Passiamolo. Vikings, ecco, Vikings non l'ho mai vista. Anche Vikings, a me piacciono i vichinghi, la storia da quel punto di vista mi piace tanto. Prendilo e passalo. Dai, Albon, non esiste. Mi rompo i coglioni. Manifest, guardate, le prime due stagioni, poi mi ha preso. Dai che Hulkenberg comunque lo freghiamo. Hulk, ragazzi, non ha gomma, diverso. Gomma all'8%, vai dentro! Facci dentro! Albon! Dai, adesso, scarta a destra come hai fatto prima! Dai, Albon, ti prego! Qua si decide tutto! Dai, sì! Dentro! Sì!
Allora, abbiamo al 6%, questo qua ci, ci sbatte davanti tutto. Per favore, Albon, senza Hertz, non me ne frega un cazzo. Per favore. Non può stare in strada questo, Albon. Albon, non può stare in strada. Ha vinto Stroll. That was a solid race, mate. I truly gave it everything I had, mate. All the hard work. Stai zitto, Sergeant. Zitto devi stare. Increase lifted coast. Adesso. Come fa col 4% quello? Come fa? Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Fuori, 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 via, 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 via. Ora dentro! Provare a fare cazzate adesso, Albon, ti prego, eh. Maro, ma che cosa... Che gara è stata questa? Io che ne volevo far due, ma è impossibile. È impossibile, è troppo bella. Mamma mia, non è vero. Cioè, Hülkenberg, ragazzi, l'ha portata a casa con il 3% di gomma. Due! Non è vero. E abbiamo comunque guadagnato un punto sui nostri rivali con Ocon terzo. Ok. Mamma. Alex Albon ha dimostrato tutto il suo talento oggi. Ha lavorato molto per arrivare a punti e il risultato è sotto gli occhi di tutti. Un'impresa fenomenale. Mamma che gara, io volevo fare due gare, ma questa è stata con tutta folle. La squadra che celebra questo grande risultato. La straordinaria prestazione del canadese la spinge. Doppietta Aston Martin con primo Stroll. Prova per Stroll. Stroll. È difficile immaginare cosa provi in questo momento. È la sua prima vittoria in Formula 1. Stroll. Il weekend del Giappone si chiude con una bella dimostrazione di sportività. Questa è la Aston Martin del 2024. Bene, sì. Ci saranno molte valutazioni in ballo per le squadre dopo due punticini, un altro punto guadagnato, ragazzi. Un altro punto guadagnato su sull'As e due punti sulla al momento credo che la loro priorità McLaren deve essere rimanere costanti. Bravi, ancora due punti, bellissimo. E per oggi è tutto. Sì. Si chiude il weekend qui in Giappone. Cuba, questo è bello. Per la prossima fase. Bello, bello ragazzi, bellissima gara questa, devo dire. Peccato per la Virtual Safety Car che ci ha completamente ammazzati. Ottimo per noi chiaramente che Leclerc abbia ucciso Verstappen, che comunque è risalito, mentre Leclerc ha avuto evidenti problemi ed è rimasto lì dietro. Bella gara. Bravo, bravo Albon, sì, perché in realtà con Sargent potevamo fare comunque P9, ma con Sargent invece niente, male male. Purtroppo perdiamo la posizione nella top 10 con Alexander, perché Gasly ne prende un po' di più di punti, ma l'As, ragazzi, rimane a 19, mentre noi andiamo a quota 39, cioè rimane avanza di 1 ma noi di 2. Grande questa nostra, con due box, cioè con due errori ai box, tra l'altro, ragazzi, due errori ai box incredibili. Abbiamo spinto come dei forsennati comunque con Albono, eravamo 17esimi. Veramente tanta roba. 3 milioni e 3 guadagnati, di cui 2 milioni e 2, anzi, quasi 3. Vediamo un po' quanto avevamo. 5 milioni e mezzo prima di scendere in pista. Vediamo quanti milioni abbiamo adesso, perché dovremmo essere sempre su un 5 milioni e mezzo, dato che un certo Sargent ci ha distrutto due telai, una sospensione, due alettoni anteriori e due alettoni posteriori. Vediamo un po'. Situazione completata. Vediamo se ci ha rotto qualcos'altro. Ah, sotto scocca anche un altro, dobbiamo fare. Bene.